Grande successo anche quest'anno per Gromo Medievale, il borgo si è a tutti gli effetti riempito di gente, di tanti visitatori, ma soprattutto di tanti artisti che per tutta la giornata hanno tenuto spettacoli incredibili proprio qui nella piazza centrale, non solo. Sì, siamo molto contenti, questo è il terzo anno per noi. Ci siamo rinnovati, come cerchiamo di fare ogni anno, abbiamo preso nuovi artisti, nuove persone per gli spettacoli. Diciamo che ovviamente l'obiettivo è quello di intrattenere le persone che vengono a trovarci, a far conoscere ovviamente il nostro borgo e rendere la giornata piacevole per tutti. La cosa bella è che non solo voi della Proloco che siete vestiti, ma insomma c'è la partecipazione davvero di tutto il paese, delle famiglie, degli anziani, di tanti villeggianti che per un giorno vogliono mettersi a disposizione di questo comune. Assolutamente sì, senza di loro ovviamente non sarebbe possibile questa festa. Siamo dietro da ovviamente mesi per organizzare il tutto e durante questa giornata qua abbiamo dai più piccinini ai più diciamo anzianotti che ci danno una mano per allestire un po' tutto e altrimenti ovviamente sarebbe impossibile organizzare il tutto. La novità più importante di questa edizione? Allora, gli sbandieratori d'Asti che abbiamo preso arrivano appunto da Asti e sono un nuovo gruppo che ci alliteranno durante la giornata e lo spettacolo finale di fuoco, abbiamo un nuovo artista rispetto all'anno scorso e per il resto bene o male i cavalieri e le danze sono di, come di consueto durante tutta la giornata. Gromo Medievale non è solo rievocazioni, non è solo spettacoli ma è anche mercatini davvero speciali che vanno a corredo. Assolutamente sì, infatti inizio paese abbiamo questa serie di mercatini che cerchiamo di mettere giù in modo tale che riprendano un po' quello che è lo stile medievale con il venditore di cuoio, abbiamo l'erborista, cerchiamo di trovare qualche chicca che possa essere particolare anche a chi viene a trovarci per vedere qualcosa di nuovo. Questa è una delle manifestazioni che va a rendere ancora più magico uno dei borghi più belli d'Italia. Gromo a tutti gli effetti è quasi il comune capofila di quelli della Bergamasca e continua a confermarsi tale. Sì, come uno dei borghi più belli d'Italia ne è un nostro vanto, cerchiamo di portarlo avanti il meglio possibile, le energie che si spendono sono tante, ma è un peccato diciamo, avere una bellezza di questo tipo e non mostrarla a più persone possibili. Quirico, rappresentante proprio del gruppo di Asti, ci parlate un po' di voi, quanti siete, quanto vi allenate, quali sono gli spettacoli che poi proponete in giro per l'Italia e non solo qui a Gromo? Sì, noi siamo un comitato palio di Asti, in cui tra le varie attività c'è anche il gruppo di sbandieratori, ci alleniamo parecchio, i ragazzi si allenano due volte a settimana tutto l'anno, tranne un periodo dopo ottobre-novembre, altrimenti tutto l'anno ci alleniamo, facciamo parecchie trasferte in giro per l'Italia e per l'Europa e poi facciamo anche delle gare a livello nazionale, infatti fra 20 giorni abbiamo il campionato nazionale di A1. Come avete conosciuto Gromo? Ci hanno invitato e allora è la prima volta che veniamo, è un bellissimo paese, ci fa piacere essere qua e come detto noi facciamo parte di un comitato palio che fra 15 giorni si corre il suo palio, il primo di settembre, come Siena, abbiamo anche noi il nostro palio. Non solo sbandieratori ma anche falconieri, qui a Gromo Medievale, il suo nome da dove viene? Ci parli anche del suo? Noi siamo una comunità di gezzate che abbiamo un parco e sono 3 anni che ci hanno invitato. Com'è portare anche questi animali in mezzo a tutta questa gente? Non hanno paura? Portazione sopra, abbiamo più di 180 animali al centro del Regno dei Rapaci. Come si chiama questo gufo? Questo si chiama Nuvola e sono 3 anni che lo porto. Ormai è affezionato insomma a Gromo, ma ce lo descrive un po' che caratteristiche ha questo gufo? Qui è un gufo imperiale siberiano, l'ho preso che ci aveva 5 settimane, adesso sono 5 anni che è con me, vive con me.